Da oggi iniziamo una nuova rubrica. Insomma, quanti di voi hanno combattuto e stanno combattendo o combatteranno contro l'ingrassare? Insomma, siamo tutti abbastanza presi dal dimagrimento, però di fronte a dei buoni piatti spesso dimentichiamo questi buoni propositi, e c'è sempre un lunedì futuro su cui falsamente andiamo a tentiamo o rimandiamo di dimagrire. E allora che cosa vi voglio fare? Vi voglio presentare una rubrica con alcuni piatti davvero succulenti, buonissimi, di cui naturalmente noi dichiariamo le calorie. Tenete presente che una donna per dimagrire deve avere un massimo di 1800 calorie al giorno, 1500-1800, mentre per un maschio adulto stiamo intorno a poco meno a 2000 calorie facciamo. Quindi noi oggi vi diamo per ogni piatto le calorie, vi diciamo come si cucinano e come si preparano, e quindi poi regolatevi voi in base al numero delle calorie se affrontare, magari facendo godere il vostro palato, però una dieta abbastanza equilibrata. Bene, oggi voglio iniziare con un piatto, come dire, della cultura mediterranea, non tanto italiana quanto mediterranea, ma ormai il couscous è entrato nelle case di tutti gli italiani. E quindi vi propongo un couscous con verdure. Signori, soltanto 280 kcal. 280 calorie. Allora, il couscous con le verdure viene preparato con semola di grano duro unita a verdure stufate. È un piatto completo, gustoso, poco calorico, appunto 200 calorie. Attenzione, le calorie che noi dichiariamo sono sempre riferite a 100 grammi, quindi sempre sul vostro piatto, ma non ve lo consiglio, mettete addirittura 200 grammi di couscous e dovete moltiplicare per 2 280 calorie, e soprattutto questo piatto è facilissimo da preparare perché unisce la proprietà dei carboidrati a quelle delle verdure. Le qualità nutrizionali del couscous, unita a una forte capacità antiossidante, è in grado di prevenire molte malattie croniche e degenerative. Questo lo dicono i medici. È un'ottima alternativa all'insalata di riso o alla pasta fredda, per esempio. È adatto non solo per gli intolleranti al lattosio, ma anche per chi soffre di diabete, oppure per chi ha il colesterolo un po' alto. Insomma, davvero un piatto per tutti quanti. Passiamo ora agli ingredienti. Come vedete nella grafica, per preparare questo piatto abbiamo bisogno di 100 g di couscous già pronto, quello già confezionato da comprare al supermercato, un peperone, una zucchina, 4-5 pomodori pachino, una melanzana, 2 cucchiai di olio, una bustina di zafferano e uno spicchio d'aglio. E adesso passiamo alla preparazione. Mi raccomando, prendete appunti. In una padella antiaderente fate soffriggere l'aglio con non più di 2 cucchiai di olio. Aggiungete tutte le verdure che nel frattempo avrete tagliato a cubetti e cuocete. In una pentola a parte fate bollire nel frattempo 100 ml di acqua nella quale avete fatto sciogliere la bustina di zafferano. Dopodiché, quando avete tirato questo zafferano, aggiungete il tutto al couscous. Mescolate bene finché il couscous non avrà assorbito tutta l'acqua e sgranatelo con una forchetta. Versatelo nella padella contenente le verdure, mescolando bene e tenendo sempre il fuoco acceso per 5 minuti. Dopodiché il piatto è pronto. Buon pranzo per sole 280 calorie.